Buongiorno a tutti, sono Fabio Mongelli, architetto e direttore della Roman University of Fine Arts. Cos'è RUFO allora? È un'accademia di belle arti, riconosciuta dal Ministero dell'Università. Appartiene al sistema italiano dell'alta formazione artistica. È un'eccellenza che attira ogni anno migliaia di studenti, anche stranieri, che vogliono apprendere una professione creativa in Italia. Ma più semplicemente per RUFA, per noi RUFA, è una scuola nella quale formarsi e crescere come persone, competenti culturalmente e tecnicamente per affrontare il mondo delle professioni creative. Qui la didattica è fortemente improntata sul progetto. Questo significa che in Accademia spesso sarete coinvolti in opere e progetti con risvolti reali nel mondo del lavoro. E questo grazie alle tante sinergie e partenariati di RUFA e dei suoi docenti. Mi presento, mi chiamo René Angeramo, responsabile per l'ufficio orientamento e l'International Recruitment. Che cos'è RUFA? RUFA è l'acronimo di Rome University of Fine Arts, Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta, presente a Roma da diversi anni. Difficile stabilire con poche parole cosa sia RUFA, ma è sicuramente un contesto dove è possibile sperimentare, creare e soprattutto avere la connessione con diversi contesti, appunto, dove le professioni creative sono protagoniste. Per quanto riguarda la nostra accademia, è riconosciuta dal MIUR ed è l'acronimo RUFA di Rome University of Fine Arts. Siamo presenti a Roma da diversi anni, in due quartieri diversi, quartiere Trieste e quartiere San Lorenzo. Vediamo l'ordinamento. L'ordinamento è annuale, quindi le lezioni inizieranno nella prima settimana di novembre per poi finire generalmente nella prima settimana di giugno. I crediti, proviamo ovviamente 60 crediti formativi ogni anno, come all'interno delle maggiori università. E i voti, che vanno da un minimo di 18 a un massimo di 30 e lode. Ecco, come possono essere dati gli esami in RUFA? In diverse modalità, l'esame teorico, quindi prevede la classica interrogazione, l'esame pratico e l'esame progettuale. Vediamo, come vi ho accennato prima, dove siamo presenti. Lo dice la parola stessa, siamo a Roma, in due quartieri diversi, quartiere Trieste e quartiere San Lorenzo. 7 sedi in totale, dove siamo adesso, Pastificio Cerere, è una sede importante non solo per l'Accademia, ma anche per l'arte romana, perché ospita una fondazione e anche delle gallerie d'arte. Quindi questa necessità continua di poter dialogare con il mondo della creatività, dell'arte sperimentata e anche poter stabilire delle connessioni. Questo fa la nostra Accademia nei suoi luoghi. Vediamo la proposta formativa. La proposta formativa è determinata da 9 corsi accademici di primo livello e 6 corsi accademici di secondo livello. Per quanto riguarda i corsi accademici di primo livello, ovviamente sono equipollenti alle lauree triennali. Leggiamoli insieme. In ambito comunicazione abbiamo graphic design e comics and illustration. In ambito progettazione, design e design for humans, che tra l'altro è erogato in lingua inglese. In ambito audiovisivo multimediale troviamo cinema e fotografia. E poi progettazione e allestimento di ambienti utilizzati per lo spettacolo, ovvero scenografia, nonché le arti figurative con pittura e arti visive e scultura e installazione. Troviamo anche i corsi accademici di secondo livello con 2 dipartimenti differenti, quello di arti visive con il corso magistrale di Fine Arts in lingua inglese, così come una classe del triennio e del biennio, e i corsi di Design and Media Arts, come Computer Animation and Visual Effects, Visual and Innovation Design, Multimedia Arts and Design, Arte Cinematografica e anche Scenografia. Bene, come vediamo dalla slide, di questi corsi Arte Cinematografica è erogato in lingua inglese e lo stesso, ripeto, anche i bienni di arti visive. Sappiamo benissimo che RUFA non è solo attività didattiche, non è solo lezioni, ma è tanto altro, stimoli continui, costanti e dialoganti che vengono continuamente proposti alla comunità degli studenti per aprire la mente anche su argomenti che non per forza si trovino a lezione. Mi riferisco in primis al format RUFA Extra Diary, che comprende talk e workshop con ospiti esterni,
creativi, artisti, designer che vengono in Accademia per formare le ragazze e ragazzi su argomenti e esperienze concrete. Poi anche progetti importanti, Soul Exhibition, l'opportunità da parte degli studenti del triennio di arti visive di poter allestire delle mostre con le loro opere e quindi incontrare visitatori esterni. Oppure il progetto di riqualificazione urbana come Rufa e San Lorenzo, un progetto interdisciplinare che coinvolge i vari dipartimenti e anche di conseguenza le studentesse e gli studenti per contribuire alla rigenerazione di diversi contenuti urbani. E anche Tracks of Freedom, un programma internazionale dove ogni anno una delegazione composta da circa 10 studenti e vari professori si reca nelle importanti sedi della School of Visual Arts in New York per effettuare un ciclo di masterclass e anche di lezioni. Vediamo lo staff, i servizi, quindi come si può contribuire in forma concreta alla esperienza di ogni studente che verrà qui in Accademia. Troviamo alcuni uffici sempre aperti dal lunedì al venerdì, come la biblioteca, dove è possibile prendere i libri di testo, delle materie teoriche, senza andarli magari a comprare fuori. E poi alcuni uffici, per esempio, strategici per la parte pratica, come il service, oppure i laboratori con i computer Mac, i software installati. Una tessera come quella del Maxi, che consente alla maggior parte degli studenti che vorranno di accedere all'interno di questo importantissimo Museo di Arte Contemporanea di Roma. Iniziative culturali, servizi di vario tipo e anche ovviamente l'opportunità di impattare la retta annuale in base a determinati requisiti. Sto parlando delle borse di studio RUFA. Esiste una borsa di studio che viene erogata in base a requisiti ISE, quindi per esempio l'ISE da 0 a 36.000 euro. Questa retta andrà a ridurre appunto il carico economico qualora si ricevesse appunto la borsa di studio. Borse di collaborazione, ovvero la possibilità di collaborare con alcuni uffici dell'Accademia per un totale di 150 ore e ricevere un corrispettivo in denaro. E poi anche la borsa di studio per studenti internazionali erogata in base ai migliori portfolio che ci arriveranno. Tutto questo viene rilasciato dall'Accademia per poter consentire anche a quegli studenti che abbiano dei requisiti economici non così, diciamo, disponibili per poter pagare la retta di far fronte a questo carico annuale. Esiste poi un programma importante che è quello del tirocinio. Mi rendo conto che la maggior parte delle studentesse e degli studenti quando sente parlare di tirocinio si preoccupa, pensa a un qualcosa di burocratico, ma in realtà significa poter svolgere un'esperienza professionalizzante all'interno di tantissime realtà convenzionate con RUFA, sto parlando per esempio di studi privati, aziende o anche, perché no, gallerie d'arte, svolgere lì un'esperienza, avere poi il riconoscimento di questa attività come se fosse una materia vera e propria, addirittura 4 crediti, 100 ore nel triennio, 150 ore o addirittura 200 nel biennio. E poi un programma di formazione internazionale come quello dell'Erasmus. Sicuramente l'Erasmus è un programma conosciuto, presente in tutte le università italiane, anche in RUFA, però rappresenta tuttora un'esperienza non solo di formazione linguistica, ma anche umana. Quindi svolgere un periodo di studi da un minimo di 3 mesi a un massimo di 12, svolgere gli esami in lingua straniera, avere poi il riconoscimento una volta rientrati. E anche RUFA, di conseguenza la città di Roma, è una meta Erasmus molto ambita. Quindi ci tengo particolarmente a dirlo in questo periodo perché sappiamo bene i problemi che tutti noi stiamo passando a livello di mobilità. Vediamo le modalità di ingresso. Ci sono 2 modi principali per poter entrare in Accademia: l'immatricolazione diretta e la prova di ammissione. Partirei da quest'ultima. La prova di ammissione si differenzia tra triennio e biennio. La prova di ammissione del corso accademico di primo livello, quindi del triennio, è basata su un test logico-attitudinale di 60 domande con una durata massima di 50 minuti. Questo test è composto da 40 domande di logica figurativa e verbale e 20 di cultura del corso prescelto. Il colloquio motivazionale cercherà di valutare, appunto, come dice la parola stessa, le motivazioni attraverso cui lo studente vorrebbe studiare qui in Accademia. Per quanto riguarda invece la prova di ammissione dei corsi accademici di secondo livello delle lauree magistrali, è composta da un colloquio con la presentazione del portfolio e quindi valutiamo anche il background creativo del candidato.
C'è il requisito anche di matricolazione diretta, come vi accennavo, ovvero la possibilità di poter entrare in accademia scavalcando la prova di ammissione. Questo è possibile in base a requisiti specifici. Le domande sono attive e sarà svolta sia per il triennio che il biennio. Nel frattempo vi saluto e passo volentieri la parola al collega Ernesto Pastore dell'Ufficio Comunicazione Stampa. Grazie per l'attenzione. Declinare all'unisono talento e progettazione è il Rufa Contest, il più grande evento che coinvolge l'intera comunità Rufa. Ma il Rufa Contest non è solo un evento, il Rufa Contest è un progetto, un percorso che dura per un intero anno. Gli studenti infatti devono elaborare, devono confrontarsi, devono comprendere quali sono le strade da seguire, primo per essere selezionati dalla giuria composta dai docenti interni all'Accademia, i 25 progetti ammessi alla fase finale, e poi dal grande ospite internazionale, colui che decide il vincitore tra i vincitori. Un percorso che ha avuto inizio nel 2015 con il designer Stefan Sagmeister. Nel 2016 è stato il designer Karim Rashid a continuare questo percorso. Nel 2017 l'architetto Francis Queret. Nel 2018 invece si è scelta una dimensione più spirituale tra cinema e fotografia con Shirin Neshat. E poi nel 2019 l'iconico ed irriverente David LaChapelle, colui che tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo ha cambiato le regole del mondo dell'immagine. Questa è la creatività del Rufa Contest ed ovviamente la creatività che Rufa riesce ad esprimere. Ma non è solo questa l'unica opportunità per gli studenti. Tra le tante, una bellissima iniziativa di collaborazione con la Fondazione Maxi e con il Museo Maxi. Ne parliamo con la presidente Giovanna Melandri. Mi fa molto piacere salutare i ragazzi e gli studenti di Rufa. Mi fa piacere farlo da qui, dalla piazza esterna del Maxi. Il Maxi è il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea, ma più che un museo è una vera e propria piattaforma di ricerca, di sapere, di futuro. Un luogo dove nella meravigliosa struttura della grande architetta Zaha Hadid, che ha progettato questa istituzione, si confrontano quotidianamente artisti, architetti, fotografi, creativi di tutte le discipline, di tutte le forme. E dunque mi fa particolarmente piacere ricordarvi questa partnership che abbiamo strutturato con Rufa e con altre accademie e scuole di formazione in Italia e a Roma. È una partnership a cui teniamo molto perché speriamo di accogliervi numerosi, speriamo di poter anche costruire con Rufa delle forme di collaborazione per avere gli studenti di Rufa qui come tirocinanti, come stagisti, con stage curricolari nel corso della vostra esperienza formativa. E in più c'è una bella offerta che insieme a Rufa vi stiamo proponendo, e cioè una carta, la My Maxi si chiama, attraverso la quale potrete frequentarci quando volete, vedere le mostre, ma non solo, perché il Maxi è un luogo espositivo, ma che arricchisce la propria offerta museale e espositiva con eventi di tutti i tipi, incontri, laboratori, proiezioni cinematografiche, anche musicali, nella struttura del Maxi. Dunque vi aspettiamo al Maxi non solo come visitatori, ma anche come protagonisti dei nostri processi produttivi. Insieme a Rufa sceglieremo delle mostre, sceglieremo dei progetti di ricerca con i vostri docenti, su cui attivare anche una vostra partecipazione attiva nei percorsi di formazione della ricerca e delle mostre che poi produrremo qui. Quindi vi aspettiamo come visitatori, vi aspettiamo per visitare le nostre mostre, per ascoltare i nostri incontri, per ascoltare le nostre lectures, per vedere la nostra programmazione di videoarte, di cinema, ma vi aspettiamo anche come protagonisti della produzione del Maxi. Alla fine di questa introduzione vedremo insieme un filmato che racchiude le emozioni e l'identità di questa accademia. La Rufa è il contenitore, la Rufa è lo scenario, i docenti sono coloro che tracciano il percorso, che segnano le tappe, ma i veri protagonisti sono gli studenti.
Rufa deve lasciare che gli studenti prendano la scena, affinché il talento, le capacità, le peculiarità di ognuno di loro possa prendere tutto lo spazio disponibile all'interno di un contenitore che li formerà e che li porterà progressivamente verso la piena espressione del loro talento e delle loro capacità. Credo che l'Accademia in genere sia una specie di palestra, per cui il ruolo dei docenti diventa fondamentale perché sono un po' come degli allenatori che devono potenziare il materiale umano con cui si trovano a dover lavorare. Il ruolo del docente, secondo me, è quello di incoraggiarli ad esprimersi sempre. Se loro non imparano ad esprimersi, è impossibile per noi capire che cosa c'è dietro, capire che cosa hanno dentro e capire quali sono le reali potenzialità di ciascuno di loro. In questa università loro hanno un'offerta più vasta, hanno la possibilità di studiare pittura, scultura, fotografia, di formarsi a 360 gradi. Il concetto di contaminazione per me è quello più importante, perché oggi è importante andare a rompere tutto quello che sia confine. Quindi confine creativo o confine geografico nel mondo di oggi non deve esistere. Quindi ecco che le professionalità si intrecciano, le collaborazioni, la contaminazione tra varie discipline è sempre più evidente ed è con questo spirito che abbiamo scritto i nuovi programmi RUFA. Io sono per un'università più pragmatica, meno accademica e soprattutto più contemporanea. Oggi un giovane deve capire subito che ci si deve rapportare con dei clienti. Senza clienti non ci stanno i lavori. Sto cercando di abituare i ragazzi a capire che tipi di clienti esistono, come vengono gestiti. Molti di questi ragazzi poi vengono a fare l'apprendistato da me per cercare di vedere dal vivo che cos'è il mondo del lavoro. Perché oggi il passaggio tra lo studio e il lavoro è molto difficile, ma credo che la RUFA su questo sia molto all'avanguardia. Diamo continuamente degli stimoli facendoli partecipare a dei concorsi, a volte proponendo una serie di attività legate a workshop o a incontri con artisti, perché l'arte è fatta di scambio. In un'accademia questo credo sia pane quotidiano. Negli ultimi anni RUFA ha avviato delle partnership proficue, collaborando anche a grandi eventi culturali. Per grandi eventi culturali intendo soprattutto i festival di carattere multiforme. Qui a Roma c'è lo Spring Attitude Festival, che è un festival dedicato alla musica elettronica, alla new media art e alla sound art, di cui sono co-director, e dallo scorso anno abbiamo creato questa partnership con RUFA, dando vita a una nuova sezione che ci ha permesso di organizzare dei workshop sul rapporto tra arti visive e suono. L'Accademia deve insegnare a trovare uno stile personale, a sviluppare una visione del mondo, che poi è quella che abbiamo di noi stessi. Quello che si richiede ai ragazzi è di avere delle idee chiare, molta determinazione e molto coraggio nel portare avanti i propri progetti. E una delle prime cose che insegniamo nei nostri corsi è quella di non mollare, non abbandonare un progetto che ci appassiona, perché se ci si crede fino in fondo, poi alla fine ci si riesce a realizzarlo anche se si parte da zero. I nostri studenti sono tutti portatori di un granello di creatività, di talento, che poi sta a noi coltivare e far crescere come una piantina. Se nel loro rapporto con l'Accademia sono riusciti a far germogliare e a rafforzare questo granello, vengono fuori degli alberi splendidi. Erano già lì. Il nostro compito è solo, appunto, custodirli e farli crescere.